Ciao, io sono Rita, la femminuccia di casa. Io sono Angelino, ho 7 mesi e sono il secondo arrivato. E io sono Bruno, 8 anni, il più anziano della casa. E siamo gli amici di Maria Grazia Cucinotta. Il rapporto con loro è nato giorno dopo giorno. All'inizio non avevo un grande feeling con i gatti, che appena è arrivato Bruno subito ho detto no, non lo voglio. E poi devo dire che dopo 2 giorni era già l'amore di casa. Da zero siamo arrivati a 3 gatti. All'inizio c'è stata una guerra, chi soffiava di là, chi scappava da una parte. Poi adesso invece stanno tutti quanti insieme ed è bellissimo vederli felici, perché sono tutte e tre comunque dei trovatelli. Bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Lui è Angelino, questo è il secondo arrivato. Lui è quello che è stato più coccolato di tutti, perché è arrivato ed è stato subito male, quindi è stato in terapia intensiva per una settimana. Lei si chiama Rita, col suo guantino zebrato, ed è la principessa di casa. Lei è bellissima, lei sembra una piccola tigre. Baciami vicina con la bocca piccolina. Tu non puoi farti amare da un gatto, ti ama quando decide lui. Non è che tu schiocchi le dita e loro fanno quello che tu vuoi, assolutamente. E quindi mi somiglia un po' da questo punto di vista. Far recitare un gatto, proprio perché è così indipendente, sia una delle cose più difficili del mondo. Quindi, secondo me, quando tu riesci a far recitare un gatto, meriti l'Oscar. Della pazienza, soprattutto. Ti ritrovi per ore e ore con questo din 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 a giocare, perché loro si divertono. I gatti innanzitutto sono un antistress naturale, forse per quel rrrr che ti fanno in continuazione, è quasi un massaggio mentale, no? Sono veramente degli esseri misteriosi. Certe volte li osservo pure io e penso, ma loro vedono delle cose che noi non vediamo, perché lo vedi che seguono, si girano. Secondo me loro riescono a vedere anche quelle che noi chiamiamo energie. Cosa direbbero i gatti se potessero parlare? Non lo so, perché loro potrebbero dire di tutto e di più, stanno lì ad ascoltarti H24, conoscono sicuramente i segreti di tutto, di tutti. E mi rendo conto, soprattutto per chi sta da solo, avere dei cuccioli, degli animali, è una grande compagnia, una grande fortuna. Ciao, un bacio da me e Rita, e mi raccomando, gli animali vanno amati.